Come diceva Etty Hillesum, una delle grandi figure spirituali del secolo scorso, morta ad Auschwitz nel 1943, la vita è difficile, ma non è grave. O meglio, non è questo che ci fa male, purché impariamo in fretta, come lei imparò, che su quei segmenti di cammino interrotto dal filo spinato non cessa di estendersi lo stesso cielo che copre i meravigliosi campi aperti. Questa vita, che a volte ci costa abbracciare, che ci fa male accettare del tutto o capire, questa vita, al tempo stesso esaltante e fragilissima, questa vita che è una domanda radicale alla quale tante volte non troviamo risposta. Questa vita così sperimentata, la vita ordinaria, terra a terra, senza alcuna grandezza aggiuntiva, la nuda vita è un santuario di Dio, perché Dio l'ha voluta vivere, ha voluto attraversarla, darle una speranza. Per questo nessuna vita può essere scartata, nessuna vita è un vuoto a perdere. Il tempo di ogni vita è un tempio. Lo dice anche San Paolo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Sì, il nostro grande compito è scoprire ciò che siamo e trasformarci speranzosamente in ciò che siamo. Come diceva Sant'Agostino ai battezzati, diventa ciò che sei. Dobbiamo forse guardare alla vita, la nostra e quella degli altri, con occhi diversi, con rinnovata considerazione e anche con ritrovata venerazione. Nel campo di concentramento, Etty Hillesum si metteva a descrivere lo sbocciare di due poveri fiori che teneva in un vaso. Gli altri le dicevano: come fai a pensare ancora ai fiori? Ma Etty sapeva che la rovina finale si produce quando rinunciamo a collegare la nostra vita a una porzione, per quanto infima può essere, di eternità. Buona giornata.